Nasce Motor Valley Fest, la grande festa della terra dei motori in Emilia-Romagna. Dal 16 al 19 maggio a Modena, la Motor Valley della nostra regione, la leggendaria terra dei motori che vanta la più alta concentrazione al mondo di brand motoristici a due e quattro ruote, si racconta per la prima volta in un vero e proprio festival diffuso, interamente gratuito, per far vivere una vera e propria motor experience. È secondo me la città ideale proprio per parlare di auto, parlare di moto e parlare di turismo, per portare gente in Emilia-Romagna. Noi in regione puntiamo molto al turismo e anche al turismo sportivo e quindi penso che Modena sia la città ideale per riproporre giornate dedicate alla moto, dedicate alle auto, perché è uno dei nostri asset principali in Emilia-Romagna in economia e siamo riusciti a trasformare questo asset anche in un contesto turistico, sportivo. Per noi è un evento molto importante perché cambia il format e in questo momento qui passiamo da un'unione perfetta tra il passato, il presente e il futuro rispetto al mondo dell'automobilismo, che vedranno tre luoghi principali di Modena, per cui l'autodromo con il divertimento, la fiera con l'innovazione, l'università, il centro storico con un red carpet di passerelle, esposizioni, la cucina, incontreremo Massimo Bottura con i giornalisti, quindi per così dire cambia completamente il format, per così dire un lungo weekend dedicato a motori, a gastronomia, musica, perché naturalmente siamo a casa di Pavarotti, per cui cercheremo di mettere insieme in questo che è un evento dedicato ai motori ma anche al lifestyle dell'Emilia Romagna. Motor Valley Fest è ciò che rappresenta un territorio di 40 km quadrati dove le bellezze delle auto si misurano con le bellezze e la capacità di un territorio, con la bellezza della nostra storia, patrimonio dell'umanità e soprattutto con la capacità di essere territorio sfidante. Penso a Massimo Bottura, penso alla capacità di creare, quindi credo che questo sarà il leitmotiv di una dimensione della creatività. La bellezza della storia, la storia dei motori e soprattutto il futuro, perché la grande sfida sarà quella di rappresentare il futuro. Quindi insieme ad Alfa Maserati, insieme all'Università di Modena, rappresentare ciò che si sta sviluppando sul territorio e quindi le capacità di un territorio con MASA, con le università del territorio, per misurare l'auto e il veicolo del futuro, la guida autonoma, le capacità di stare nel mondo e quindi la sfida per continuare ad essere protagonisti della mobilità. Ci aspettiamo che modenesi, emiliano-romagnoli, italiani, europei, dal mondo vengano in quei giorni a vedere le due, le quattro ruote più belle che si costruiscono per gran parte in Emilia-Romagna. Siamo la Motor Valley mondiale, dopo l'Expo di Milano Motor Valley è diventato addirittura un brand turistico, si vende nel mondo pacchetto turistico o pacchetti turistici per venire a visitare i circuiti, le manifestazioni, i musei, le collezioni private, anche le fabbriche. Abbiamo una qualità di imprenditori, di maestranze che sono straordinarie e che ci inorgogliscono perché davvero siamo un territorio che può presentare qualcosa, come anche la Lonely Planet l'ha definito, che è unico e straordinario. E credo che Modena, per la sua storia, la tradizione, i marchi che propone o ha proposto nel mondo, sia una delle collocazioni ideali, una delle capitali della Motor Valley mondiale. Direi un grandissimo evento di marketing territoriale, un evento che celebra la passione, celebra i miti, due quattro ruote della nostra regione, celebra le radici, ma celebra soprattutto il fatto di una regione che guarda avanti, che vuole abbracciare il mondo, che vuole parlare al mondo, che si vuole aprire, che vuole incrementare le presenze turistiche grazie anche a questo grande evento, ma soprattutto grazie a questo prodotto nuovo che abbiamo costruito con fatica, con passione, con la collaborazione di tutte le grandi case automobilistiche, gli autodromi, le collezioni private, che si chiama appunto Motor Valley. E questa è appunto la celebrazione di questo grande progetto, da cui vogliamo ripartire, vogliamo rilanciare ulteriormente. Già oggi la Motor Valley stima oltre 1 milione di presenze, già oggi la Motor Valley scarica e sviluppa sul territorio 300 milioni di indotto economico, insomma una grande passione, un grande lavoro di squadra e soprattutto un grande valore per la nostra regione che naturalmente va oltre il turismo, va oltre le presenze turistiche, ma segna profondamente l'identità di questa
di questa terra e di questo territorio, che hanno fatto appunto della capacità di saper fare, di innovare, uno dei tratti fondamentali del proprio essere. Mai sacrificare il contenuto al contenitore, i tempi cambiano e riteniamo che in questo momento una manifestazione fieristica tradizionale abbia visto il suo tempo, mentre un appuntamento diffuso in una terra particolarmente votata come Modena ai motori possa rispondere al meglio alle esigenze sia di chi espone sia di chi viene a visitare. Siamo nati, costituito da me nel 1990, la nostra sede, l'Autodromo di Varano de' Melegari, che non è per noi presa come pista da un punto di vista prestazionale, ma avevamo bisogno, per parlare di guida sicura, di sicurezza stradale basata sul guidatore dell'automobile, che vi sottolineo, per quanto tecnologica sia la vettura, è sempre il guidatore che fa la differenza tra il pericolo e la sicurezza, quindi noi lavoriamo su di lui, ma è nato nel 1990 in collaborazione con l'Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo nell'86 è stata acquisita da Torino, da FCA, da Fiat, allora non c'era ancora credo Chrysler Group, però in ogni caso da FCA, e abbiamo costituito un'attività basata sulla sicurezza stradale del guidatore, che ha avuto un grandissimo successo, e oggi gestiamo più marchi, sempre del gruppo FCA, ma i marchi, i brand sportivi, dove la sportività non è presa come modalità di andare più forte, ma come modalità di guidare con maggiore sicurezza. In tutti gli sport, dal tennis al golf, al nuoto, l'aspetto agonistico dà la tecnica per avere una qualità, chiamiamola così, di prestazione, che noi utilizziamo anche nell'automobilismo. La mia esperienza di corridore è stata trasferita nel guidare bene, con qualità, e quindi aumentare i propri margini di sicurezza nelle strade di tutti i giorni.